della preghiera a fior di labbra che scaturì nel nostro animo trepidante quando, entrando nella piazza del Duomo, innalzando lo sguardo sotto la pioggia, vedemmo, quasi aleggiante nel cielo nebbioso, la Madonnina. Personalità che ha suscitato la sorpresa, l'interesse, il coinvolgimento di molta gente. In quegli anni la Chiesa di Milano era una chiesa molto popolare, con una partecipazione di massa agli eventi, e quindi quell'ingresso, per come io l'ho ricostruito, è stato veramente un evento. Un'altra cosa caratteristica è stata la sua partecipazione al Concilio, no? E alla preparazione al Concilio da Arcivescovo di Milano. E mi pare che lui abbia subito intuito l'occasione storica che si presentava con questa intuizione di Giovanni XXIII. Sensibilizzato la società milanese, soprattutto il seminario, i teologi, le persone più vicine a elaborare domande per questo concilio, che sono state poi da lui riprese nella conduzione del concilio da Papa. Milano, sii forte! Sii fedele, sii degna delle tue tradizioni cristiane e civili. Milano, accogli ancora oggi il nostro evviva benedicente. L'affetto, il legame che si erano stabiliti, la stima per lui, l'apprezzamento per i discorsi che faceva qui a Milano hanno motivato l'entusiasmo, ecco, di Milano per il Papa Paolo VI.